Da Cernobbio, al margine del forum di European House a Borsetti, siamo con Paola Severino, vicepresidente della LIUIS. Buongiorno e ben arrivata. Buongiorno, grazie mille. Professoressa, quanto vale per un paese, quanto vale per l'Italia la stabilità di un governo? Ma io credo che quando si debba mettere mano a grandi riforme, come quella della giustizia o come quella della pubblica amministrazione, il tema della continuità di governo sia davvero importante. Le riforme spezzettate non sono riforme che funzionino, a meno che non si abbiano degli accorgimenti. Per esempio, incominciare a monitorare quello che si è fatto piuttosto che cambiarlo radicalmente. Il monitoraggio sulle leggi rappresenta un sistema attraverso il quale si può dare continuità alle spinte per la crescita di un paese, pur in assenza di una continuità di governo. Ecco, un piccolo rimedio ad un problema grande e serio. Ecco, lei è già stata ministro della giustizia. Quali sono, secondo lei, oggi le priorità della giustizia italiana? Ma come spesso accade, il tema del legame tra giustizia ed economia è il tema più sensibile, più forte, più sentito, più avvertito in un contesto come quello di Cernobbio. Ed è un binomio, quello giustizia e economia, sul quale bisogna continuare a lavorare sempre. Perché affinché un sistema di giustizia sia scelto dagli imprenditori, voi sapete che un imprenditore prima di decidere di insediarsi in un paese fa le sue verifiche. La prima verifica che fa, oltre alla stabilità economica, I tempi è della quella dei giustizia. tempi, sui tempi e sulla certezza della giustizia, cioè sulla prevedibilità delle decisioni giudiziarie, sulla assenza di scostamenti improvvisi da una giurisprudenza costante, per esempio, perché su quella giurisprudenza si basa poi la percezione del dato normativo, del precetto che l'impresa deve seguire. Il PNRR ha, diciamo, come origine l'obiettivo di creare un'Europa più giusta, più digitale, più innovativa. A che punto siamo oggi in Italia sul fronte del gender gap e anche della digitalizzazione? Quanto c'è ancora da fare, soprattutto sul gender gap, quanto sia un suo tema, quanto lavoro lei abbia già Si è fatto? fatto, ma bisogna continuare a fare. Il sistema di selezione delle donne per il lavoro è sempre stato un sistema maschile, ma non maschilista, maschile. Ci sono sempre stati uomini che hanno pensato, per esempio, a come confezionare un test per l'accesso ad un'attività o ad una professione. Ecco, già il modo di pensare maschile diverso da quello femminile può condizionare una scelta. Le feci qualche tempo fa l'esempio della selezione per i vertici della pubblica amministrazione. I test davano un risultato vincente per le donne del 27%. Ho modificato quei test, ho parlato con delle donne che di questi temi si sono molto occupate, che hanno dedicato il loro tempo a questa missione, e stiamo parlando di donne importanti che avevano tante cose da fare, però hanno pensato che questo, incominciare a pensare anche con un criterio femminile ai test, fosse importante. Risultato, oggi abbiamo il 48% di donne selezionate nel corso concorso per la pubblica amministrazione. Il cambio di percentuale con il cambio di metodo. Altra sfida è la digitalizzazione, anche importante per la giustizia. Fondamentale per la giustizia, per le imprese e per la pubblica amministrazione. Io credo che oggi senza pensare in digitale non si vada da nessuna parte. E pensare in digitale non vuol solo dire saper usare un computer, vuol dire saper progettare ciò che accade nella pubblica amministrazione, ciò che accade nel mondo dell'impresa, ciò che accade nell'università in maniera digitale, pensandolo digitalmente. E questo è un discorso che noi dobbiamo rivolgere ai giovani. Le imprese, il mondo del lavoro, il mondo della pubblica amministrazione richiedono giovani particolarmente preparati sul digitale. Noi siamo stati tra i primi, come LUIS, a varare dei corsi in scienze digitali, in cyber security, perché abbiamo colto la necessità da parte del mercato del lavoro privato, ma anche della pubblica amministrazione, di avere delle nuove entrate, delle immissioni di giovani che fossero competenti in queste materie. Il risultato, sa qual è?
che i giovani che sono preparati in queste materie trovano un'immediata collocazione nel mondo del lavoro, sia pubblico che privato, il che vuol dire che sia per i giovani, sia per le imprese, sia per la pubblica amministrazione, questa è una risorsa della quale non possiamo fare a meno, e per non farne a meno dobbiamo curare la formazione. Quindi avanti con la strategia del PNRR? Assolutamente sì, noi abbiamo delle tappe del PNRR che dobbiamo ancora percorrere, per esempio nella formazione della pubblica amministrazione abbiamo qualche decina di migliaia di impiegati pubblici e di dirigenti pubblici ai quali dobbiamo fare corsi per la digitalizzazione, abbiamo dei tempi ben precisi, ci stiamo impegnando per farlo, è tutto molto concreto, credo che di pura teoria ne abbiamo abbastanza, adesso mettiamo in pratica quello che si deve fare.